Riconoscere e premiare le eccellenze economiche che dal territorio riescono ad imporsi a livello internazionale e che hanno proprio per questo motivo contribuito ad impreziosire il tessuto economico locale. È questo l'obiettivo del premio Mecenate consegnato per l'edizione 2016 ad Elena Sanarelli, titolare insieme al fratello Marco della nota azienda di maglieria Melis. La scelta di quest'anno perché sicuramente parliamo di un'azienda sana, un'azienda importante nel territorio e la Melis ha portato il nome di Arezzo un po' in tutto il mondo. Oggi non è più così scontato avere aziende di questo livello, di questa tiratura, perché sappiamo che molte hanno avuto l'influenza di quello che è la crisi e ancora oggi però noi siamo... Nel mondo esistiamo grazie a queste aziende che sono riuscite e riescono tutt'oggi a vivere e a distinguerci nel mondo. Sono onorata di questo premio perché non sono neanche tanto modesta, penso di meritarmelo. In fondo sono quasi 40 anni che lavoro nell'azienda di famiglia, si sta passando in terza generazione, è un'azienda che lavora abbastanza in sordina, ma insomma ci siamo con tanti dipendenti, oltre 120, quindi penso che siamo una bella realtà nel territorio. Qual è il segreto del successo di tre generazioni? Ma lavorare tanto, con tenacia, non c'è nessuna formula magica, non bisogna essere dei fenomeni. Fare bene il proprio mestiere, essere tenaci, non abbattersi e soprattutto essere onesti. L'onestà paga. In un momento di sofferenza importante della nostra economia, avere delle giornate, dei momenti di riconoscimento a quelle aziende, a quelle eccellenze che in qualche modo si sono contraddistinte nel panorama economico, che hanno fatto sostanzialmente la differenza in questi anni, credo che sia assolutamente un segnale ben importante. E quindi questa 16ª edizione del premio Mecenate, data ad Elena Sanarelli e al Magnificio Melis, che rappresenta una realtà importante dal punto di vista economico del nostro territorio.